Temo che dovrò rassegnarmi ad essere infelice. Libertà, mamma! È un momento particolare, non c'è dubbio. Però è come una prigione, perché non lo so, una criminalità. Chi viene colpito da questa patologia? Per 259.000 lire, perché tutti vogliamo una vita piena di passione. Con l'ospite che stiamo trattando. Sì, ma ecco, io mi chiedo, ma il pubblico dimostra sempre la stessa attenzione oppure per quanto riguarda non lavorare c'è una caduta di tono? No, secondo me dimostra la stessa attenzione, stessa, anzi, sempre. Anzi di più, io penso sempre che le tematiche del lavoro, visto sì. Che poi no, no, perché stiamo parlando di non lavorare stanca, voi sapete che è una trasmissione che riguarda il mondo del lavoro e quindi che c'è molto con Diego Grazioli e Stefania Quattroni. Mi stavo informando, ecco, se voi, pare di sì, secondo quanto dice la redazione, insomma, che mi arrivano tantissime di lettere, funziona veramente, il rapporto con i telespettatori. Di questo vuol dire, oddio, Pino Gagliardi. Guarda, Pino Gagliardi. Pino Gagliardi, no, notte, che fai qua? Come passare da queste parti? Io sono venuto a trovarvi perché volevo sapere innanzitutto come stavate. E noi siamo bene. Siamo bene. Cioè, in trasmissione, poi in redazione. Però sono venuto anche per aiutare i giovani creativi, perché qua c'è bisogno anche di... Siedi, un pescetto di bracciolo, eh. C'è bisogno anche di lanciare dei nuovi talenti, perché Palinsesto Notturno si adopererà anche per... Per i giovani creativi? Sì, per i giovani creativi. Che vuol dire giovane creativo? Perché non so... Questo è come lavoro creativo, non so cosa voglia dire davvero. Un creativo può essere un cabarettista, un imitatore, uno stile... Un artista, un musicista, un cantante, tutte quelle persone che hanno qualcosa da dire al grande pubblico. E noi siamo qua per farli ammirare. Non ho capito nulla. Allora, noi stiamo cercando giovani cantanti, giovani cabarettisti, quindi anche comici, imitatori. Imitatori anche. Giovani stilisti, creatori di... Perché li cerchiamo? Poeti, giovani poeti? Anche. Stavo pensando la stessa cosa. Ma anche, giovani poeti. Ma anche gli scrittori. Ma stai sempre nelle mie idee. Ma ci sono tantissimi scrittori anche che aspettano di essere lanciati. E noi che ci facciamo? Noi li aiuteremo e verranno a Torino, perché a questa trasmissione si farà da Torino. E trasmissione gli daremo lo spazio che meritano eventualmente per lanciarsi. Ricominciamo tutto. Allora, giovani, poeti, musicisti, cantanti, imitatori, insomma, teatranti, chiunque ha qualcosa di creativo. Sono tutti quelli che non assomigliano a Diego, perché Diego, sai cantare tu? No. No. Sai fare le poesie? No. No. Sai imitare? No. No. Però ci sono quelli che non sono come Diego. Però direttore, Stefania, sai cantare? Tutti quelli che vorrebbero prendere sono posto. Come Diego, non però sa fare niente. In compenso Stefania non ne manco giù. Direttore, però giusto. Possono partecipare. Possono partecipare anche chi vorrebbe prendere il posto di Diego, perché anche i giovani presentatori. Giovani presentatori. Così finalmente lo conosciamo. Allora, tutti costoro in una trasmissione come il titolo. Il titolo è davvero Periferie, vagabondo creativo. Senti, titolo emblematico. Periferie, no, vagabondo creativo. Futuro c'entra, perché poi saranno tutti gli imitatori del domani, gli artisti del domani saranno quelli che noi lanceremo. Per favore, stiamo lanciando una trasmissione, se tu dici un altro titolo nessuno capisce niente, quindi qual è la tua consegna? La tua consegna qual è? Silenzio. Allora. Quindi Periferie, vagabondo creativo, e devono scriverci però. Dove? A Torino. Via Verdi 16. Quindi, mi raccomando, Torino, Periferie, Vagabondo Creativo, Via Verdi 16. Dovete però inviarci tutto il materiale che avete a disposizione, quindi foto, curriculum vitae, la vostra storia, quindi da che famiglia... Ma metti caso che arriva un giovane, no? Sì. Molto più creativo di Diego, che abbiamo curato, non sa fare niente. Diego ribelle. Sai cantare? No, ribelle. No, Diego ribelle. Però sai giocare a calcetto. Sai imitare qualcuno? Sai giocare a calcetto. Non voglio dire, perché sennò c'è qualcuno più forte di me che sicuramente è migliore. Sai giocare a calcetto, lo dico. Allora, tutte le persone che hanno attività artistica giovani vengono in trasmissione in via Verdi 16 a Torino. Ci siamo fino a qui? È così, perfetto. E se non vuole venire con un amico? No, deve venire, deve portarsi il supporto morale che può essere dato dalla fidanzata, dal papà, dalla mamma, dai parenti, dagli amici, che poi vi serviranno. Dai fratelli, dai fratelli. Ma ci sono anche figli unici, però, i cugini, gli zii. Qual era la tua consegna? Silenzio. Allora. Chi vuole prendere anche il posto di Stefania? Mi raccomando, scriveteci su questo, bravo.
Ecco, quindi, avuto un'idea geniale. Avete Diego questa... non sono d'accordo, ma su di lei. Va bene, io e Diego abbiamo altri programmi. Sì, allora ripetiamo l'indirizzo. Allora, Periferie Vagabondo Creativo, Via Verdi 16, Torino. Quindi tutto il materiale, soprattutto anche la vostra foto, perché vogliamo vedere come siete, come vi presentate. Se è basso non può venire. No, possono venire, io ho detto la foto, vogliamo vedere. Come vogliamo siamo fatti, sì, ma no, perché ci sono più funzioni. No, nessuna preclusione. Perché estetica queste cose qua. No. Scusa, mettiamo Diego in video. L'unica preclusione è che dovete essere creativi, Diego. Dovete avere qualcosa da creare e da dire. Quindi, perfetto. Per il resto e vi possono aspettiamo. Venire con amici, parenti, conoscenti. Non è che possono, devono portarsi. Questa trasmissione è venuta da quando che non abbiamo detto? Da domenica 23 novembre, perfetto. Verso le 3 su circa. Che rete va? Rai 1. Poteva essere Rai 1. Anche Rai 1. Rai 1. Allora, Rai 1, 23 novembre, prima puntata. Mi raccomando, scrivete. Adesso abbiamo giocato, scusate, ma è importante. Noi pensiamo che nelle periferie c'è molta creatività. Molti giovani non hanno l'opportunità di uscire. Non c'è, perché è come se fosse un coperchio che proibisce loro di venire alla ribalta. Perfetto, noi siamo a disposizione. Siamo a disposizione per tentare di darvi uno spazio. E magari non una volta sola, ma anche più e più volte. Quindi se credete, spero, davvero, nelle vostre possibilità, inviateci lettere, curriculum e una vostra foto. Insomma, quanto più materiale possibile. E noi vi daremo ospitalità, a voi e a vostro amico. Quindi se qualcuno è timido poi, che non ha il coraggio di scrivere, i parenti, pensate a lui, cioè scriveteci voi. Scrivere qualcuno per noi. Facciamo caramba, certo, che sorpresa. Non in maniera invertita, cioè nel senso diamo inversa, la possibilità, inversa, sì, inverso, diamo inversa. La possibilità veramente a questo giovane di farsi conoscere. Benissimo, d'accordo. Continuate a guardare i programmi del Palinsesto Notturno. E chi ti ha detto di prendere la parola? Ha detto. No, io facevo così, ma non ti dicevo a te. Programmi? Del Palinsesto Notturno, perfetto, chiaramente. Perfetto. Bene. Vi salutiamo tutti, Pino Gagliardi, Diego Cazzioli, Stefania Quattrone, Gabriele Laporta. Arrivederci. Vi aspettiamo. Arrivederci. Buonanotte.